Ciao ragazzi! Allora, in questo video vi mostro due prodotti che mi ero dimenticata di mostrarvi, proprio di girare il video. E di cosa parlo? Penso che avrete visto in miniatura, non aprirà nessuno il video perché ne hanno parlato tutti. Parlo di una palette di Essence e questa qua è di Dumbo, e collezione della Disney, carinissima. Io ho scelto questa. Chissà mai come mai che chi mi conosce, anche se sono rimasta un po' delusa perché sul sito era più lilla, ma io cioè, sul sito vedevo più lilla. Invece questo è lilla, questo è violetto, che ho messo il viola. Ho fatto questo make-up e allora la prima volta che l'ho usata non mi ha convinto molto. Ho usato qualche colore, ma non mi ricordo quale. Invece oggi a caso, andando a caso, ho usato questo viola per fare appunto nell'angolo. Poi ho usato questo chiaro, questo qui che ho usato all'interno, e il giallo che ho usato per sfumare tutto insieme sopra, la palpebra sì, fissa. E insomma, questi colori mi sembrano abbastanza performanti, mi sembra che si vedono abbastanza. E ne abbiamo sentito parlare male da Titti, del canale recensioni di Titti, che infatti sono convenuta con lei perché ho detto sì, anche a me come prima impressione non era piaciuta molto. E invece almeno questi colori qua mi sembra che risultano bene. Poi se andate a provare tutti e vi faccio vedere magari gli swatch appunto dei colori che ho usato con questo make-up. Allora facciamo non ah no, sì che c'è un nome, che è suonata Mouse Detective, che è questo qua, quello che ho usato appunto nell'angolo esterno. Poi questo che si chiama Floppy Ears, che ho usato all'interno, e il giallo che si chiama Fly Around, molto setoso. Questi sono i colori che ho usato per questo make-up, che ora vi mostro qui. E anche lo swatch mi sembra abbastanza. Aspettate che c'ho un puntino nero qua. Ok. Forse vedete meno quello chiaro al centro che ho usato nell'angolo. Io lo so, questi occhiali. Quello che ho usato nell'angolo si vede forse un po' meno. Scusate, ma se non metto gli occhiali non vedo niente. Cioè, vedete? È abbastanza scrivente. A volte scrivono nei. Dove l'ho messa la carta? Scrivono cioè come swatch, ma non come poi sulle palpebre. Invece, ma io ho visto che questi colori scrivono abbastanza bene. Poi non è finita qua. Non ho preso solo la palette, che non vi sto a swatchare tutta, se no non finiamo più. E vediamo, la miniatura l'ho fatta apposta di mettere solo la palette. Così vediamo se mi commentate anche l'altro prodotto, se siete andati avanti col video. Se no siete cattivelle o cattivelli. Vabbè, i maschi non è che si possono interessare tanto di queste cose, però. Allora, ho preso anche la palettina di blush illuminante, questa qua, perché era quella che mi attirava di più. E questa qua è Patch, forse si dice Patch, scritto Patch, CH. Era quella che mi attirava di più. Maxi Blush Highlighter. Mi piace tantissimo il pack in cartone come la palette, e abbiamo anche lo specchio, e questa la palette è anche abbastanza grande. Questa scrive benissimo, l'ho già usata qualche volta, adesso è l'unica cosa, magari non swatcha bene, ma sulle mie guanciotte si vede abbastanza. Facciamo un paciugo. No, dai.
Di qua mi era andato via un po' di blush, allora ne approfitto, non so come mai. Non lo so se è il riflesso della luce che si vede meno. Magari se usavo un pennello ero più professionale. Comunque era per farvi vedere che scrive, vedete che scrive. Cioè, mi piace. Io sono un po' scettica di solito sui prodotti così economici. Però ho detto, vabbè, proviamo. Ne provo una sola, quella che mi attira di più. Mi sembrava più sul rosino, che infatti è il colore che preferisco. Che poi, ecco, questi prodotti. Io ci sento un profumo. Sia il blush illuminante che la palette. La palette mi sembra quasi di cacao. Mi ricorda tipo le palette di Too Faced. Sì, ma anche questa, tra il cacao e il fiorito. Buoni, veramente buoni. E sono contenta, perché poi di solito non li prendo anche questi prodottini perché hanno i pack talmente cheap, talmente delicati, di plastica che si rompono. Invece questa l'ho vista proprio più bella, compatta, bella resistente, poi troppo carina con gli animali. Mi piaceva anche un'altra che adesso non mi ricordo che disegno c'era. Babetto, andiamo bene. Vabbè, ho scelto quella appunto che mi attirava di più il colore, che ho detto, speriamo di indovinare perché sui siti i colori a volte non sono azzeccati. E 101 dalmata. Stavo guardando 24 mesi la palette, 24 mesi di Pau, tutte e due. Guardate che belle. Cosa ne pensate? Vi piacciono? Non mi chiedo di fare un make-up perché tanto non mi guarda mai nessuno i miei make-up. Uffa, io li farei anche, però se volete che ricreo questo trucco. Vabbè, ragazzi, sulle labbra questo rossetto di L'Oreal lucido, lucidino volevo dire, che mi piace molto. Vi scrivo poi in info box il colore e questo smalto di Fabi. Sono in trip con questi smalti così, tipo un po' French, tipo poi ho le unghie un po' corte, sicché mi piacciono un sacco, stanno bene con tutto, perché poi d'estate magari ci si cambia di più, magari mi metto lo smalto rosso, mi vesto poi di verde o di viola, non ci sta tanto bene. Va bene, spero che il mio acquistino vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che vi aspetto, mi raccomando, ciao!